Buongiorno, nelle ultime tre lezioni abbiamo analizzato genericamente le, prob le problematiche relative al collaudo, identificando quali siano le scelte strategiche, le scelte critiche, eh, accennando brevemente ai principali tipi di collaudo. In questa lezione cominciamo ad analizzare più nei dettagli e in particolare cominceremo l'analisi eh, dei principali approcci al collaudo, alcuni sono evidenziati nella slide. Eh, in particolare cominceremo a definire il codo funzionale, poi il strutturale esaustivo e poi sostanzialmente il DQ, il delay test e il codo parametrico. Eh, cominciamo col codo funzionale. Il codo funzionale, come suggerisce il termine, eh, mira ad accertare eh, che il sistema funzioni correttamente, eh, indipendentemente dai modelli di guasto, cioè fa riferimento soltanto alle specifiche del sistema. Contrariamente a quanto abbiamo visto eh, lezione scorsa, in, nella quale eh, abbiamo definito i modelli di guasto, la metrica eccetera eccetera, in questo caso eh, il test funzionale eh, ignora praticamente eh, del tutto eh, il, um, i, i, guasto, i modelli di guasto e semplicemente cerca di eh, capire se il fu sistema funziona correttamente rispetto alle specifiche. Sistema, eh, notate, dopo l'implementazione, eh, eh, per cui, mentre la fase di verifica, se vi ricordate, era quella fase che, al termine del process, del, della fase di progetto, cercava di capire se, o di accertare se l'implementazione, il progetto fatto, eh, era conforme con le specifiche. A questo punto il test funzionale possiamo vederlo come una cosa, tra virgolette analoga, fatta però non sul progetto ma sul prodotto finito. Quindi al termine della produzione ci si chiede se eh, quello che abbiamo ottenuto il prodotto finito è conforme al specifico, quindi se funziona correttamente. Il dominio di applicazione eh, è abbastanza. faremo riferimento sempre a questo punto in avanti alla solita matrice a cui ci siamo abituati, che riporta. Sull'asse delle Y il dominio di estrazione e sull'asse um, delle X il eh, livello di estrazione e sull'asse delle X il dominio di rappresentazione, è chiaro che un collaudo di tipo funzionale farà riferimento, sarà applicabile al comportamento ai vari livelli, ad, dal livello dispositivo eh, fino al livello system. Eh, quali sono le applicazioni tipiche per le quali eh, è o trova applicazione eh, questo tipo di, eh, di collaudo? come vedremo, eh, sistemi in grado di eseguire sequenze di istruzioni, in altri termini eh, CPU o sistemi con intelligenza a bordo e eh, i quali vengono utilizzati appunto le istruzioni vengono utilizzati per attivare le varie funzioni. Vedremo alcuni esempi di test dei microprocessori in cui eh, semplicemente eh, la CPU viene fatta eh, lavorare, si fanno eseguire i programmi in grado di attivare il più possibile parti o operazioni della CPU stessa o del sistema. Una seconda applicazione tipica è quella relativa ai sistemi acquisiti, cioè di cui non si nota la struttura interna. È chiaro che per ipotizzare, ad esempio, come vedremo, un guasto di tipo stacchetta su un filo, occorre sapere quali sono i fili, cioè conoscere nel dettaglio come è fatta la struttura all'interno. Se così non è, se questo non è il caso, l'unico approccio possibile è quello funzionale, cioè mi devo limitare a accertare che il sistema acquisito funzioni correttamente. L'altra alternativa abbastanza ovvia è, eh, o l'altro caso abbastanza ovvio, è quello in cui io, pur conoscendo eh, la struttura interna, eh, questa sia molto complicata, o la UT sia, abbia dimensioni tali da non poterci permettere eh, di modellare nel dettaglio eh, la, la struttura, appunto il, il, la netlist o eh, i guasti interni, e ci si debba limitare a un, a un modello esterno del funzionamento, quindi a un test funzionale esterno. L'applicazione poi tipica per Antonomasia si ha nel toccato delle piastre, si ha a riguardo appunto si parla proprio a riguardo di test funzionale o di functional test con delle macchine apposta per eseguire un test funzionale. Analizziamo a questo punto vantaggi e svantaggi di questo approccio, tra l'altro lo faremo per tutti i tipi di collaudo che analizzeremo e ci faremo carico di evidenziarne vantaggi e svantaggi. Sicuramente il vantaggio più rilevante è l'indipendenza. Dall'implementazione fisica della UT eh, non mi interessa porre il problema di come fisicamente all'interno è stata realizzata la, la UT, eh, quello che mi limito a accertare è il fatto che funzioni correttamente. Eh, di conseguenza sarò anche proprio per questa scelta strategica fatta indipendente dei, di guasto, dei meccanismi di guasto, cioè non mi interessa capire come lei si guasta, mi, mi limito a verificare se continua a funzionare correttamente dall'esterno. Eh, Altro aspetto significativo, che eh, ho già avuto modo di evidenziare prima, eh, non è richiesto, non mi si richiede di conoscere nei dettagli la struttura topologica, ad esempio a livello gay della UT, cioè non, non ho bisogno di avere la netlist in sostanza, di avere la struttura eh, a, livello, a livello logico, mi basta eh, un ancora una volta eh, conoscere esclusivamente la funzionalità della, del dispositivo stesso. È abbastanza facile da scrivere, no? eh, vedremo eh, alcuni esempi, un paio di esempietti e capiremo come, tutto sommato, eh, con semplici ragionamenti si possa pervenire eh, a un collaudo di tipo funzionale. Eh, soprattutto eh, aspetto che finora abbiamo tralasciato ma che eh, diventa invece a questo punto rilevante e c'è cioè la possibilità di effettuare un collaudo at speed, dove per at speed si intende in gergo un test effettuato alla frequenza normale di funzionamento, cioè non si è obbligati, come in altri casi capita, a fornire il circuito, ad alimentare il circuito con frequenze più basse, in quanto magari l'atte non è in grado di stare dietro oppure le caratteristiche interne. Eh, ma semplicemente ci si limita a far funzionare normalmente il circuito, quindi a collaudarlo alla normale frequenza di funzionamento e questo ha, in molti casi è un aspetto estremamente importante. Ovviamente, vediamo a questo punto eh, le spine, la parte negativa. Eh, intanto per effettuare un minimo di partizionamento, per riuscire a testare le, va le varie funzioni della mia, mia eh, UUT, dovrò conoscere nei dettagli queste funzioni e nel caso appunto di partizionamento dovrò conoscere nei dettagli la funzione svolta da ciascun modulo all'interno della UT, voglio dire eh, ipotizzerò magari che la mia UT sia divisa in moduli e cercherò di capire la funzione che svolge ciascun modulo. Immaginiamo per quanto riguarda un processore, ad esempio, distinguere all'interno eh, le funzioni che svolge nei dettagli l'Alu, quella che svolge il decoder, quella che svolge eh, il register file, quella che ehm, svolge l'unità di controllo, eccetera, eccetera. In alcuni casi può non essere banale. L'aspetto più negativo certamente è la impossibilità, pratica in molti casi, a valutare la bontà del test. Ricordiamo dalla lezione scorsa bontà del test che eh, il tendo a valutare o a misurare in termini di fall coverage, cioè di copertura dei guasti, ripeto, eh, quindi come rapporto tra il numero di guasti coperti e il numero di guasti possibili, e, e qui eh, Casca l'asino, guasti possibili. Quali sono i possibili modi? in cui può non funzionare un circuito, praticamente infiniti. Quindi eh, mi è estremamente difficile, non, non ho nessuna garanzia, eh, di riuscire a enumerare nei dettagli eh, tutti i possibili guasti della mia rete, per cui è di fatto impossibile avere una full cover, cioè avere una misura realistica del numero di guasti coperti rispetto alla percentuale di guasti coperti non sapendo o non potendo calcolare quanti sono quelli possibili. Altro aspetto eh, significativo eh, è che è estremamente difficile eh, generare eh, i pattern in modo automatico, cioè eh, a differenza di quanto capiterà eh, per il, il prossimo collaudo, quello strutturale in cui eh, in commercio esistono sono reperibili sul mercato eh, dei programmi per la generazione automatica dei pattern di collaudo, eh, non è questo il caso eh, per i circuiti o per il collaudo di tipo funzionale, per il quale ripeto è estremamente difficile automatizzare la procedura di generazione dei pattern, il più delle volte lo devo scrivere a mano, è il progettista che analizzando le specifiche, analizzando quello che deve fare il circuito, scrive, in grado di scriversi i pattern, il programma di collaudo oppure i pattern per evidenziare possibili malfunzionamenti. Eh, L'altro punto ancora eh, significativo legato in qualche modo se vogliamo al discorso della qualità del test, del test è eh, l'impossibilità pratica eh, ad effettuare test esaustivi. Eh, di nuovo proprio perché eh, non sapendo eh, quali sono i possibili tutti i possibili guasti in cui il può non no, guardi, scusate, tutti i modi in cui il circuito può non funzionare, è estremamente difficile garantire di coprirli tutti. Quindi, eh, conseguenza dell'impossibilità eh, della full coverage. Vediamo due esempi molto banali. Eh, il primo eh, veramente banalissimo, volendo, supponiamo di dover collaudare. Un free flow tipo D in modo funzionale. Eh, cosa, mh, quali saranno i passi eh, che vorremmo poter fare? Intuitivamente, eh, ad esempio, eh, supponendo che il flow tipo D abbia un reset asincrono, vogliamo cominciare a verificare ad esempio che il reset asincrono funzioni, quindi daremo un reset asincrono e verificheremo che lo sistema a zero. Eh, poi vorremmo verificare che funzioni correttamente il caricamento quindi forzeremo zero sull'ingresso D, un colpo di clock. E, vedremo, e andremo a verificare che le uscite cambino. Eh, analogamente, poi potremo forzare degli uni all'ingresso, verificare che cambino le uscite e in più verificare che eh, il flip-flop eh, rimanga in, cioè, che il valore nel free flop rimanga nel tempo invariato. Cioè, se non cambio o non dando più colpi di clock, l'uscita deve rimanere invariata. Test funzionale, ripeto, vado a verificare che funzioni correttamente. Discorso eh, leggermente più complicato, ma veramente di poco. Per quanto riguarda ad esempio, uno shift register, supponiamo di avere un dispositivo di questo genere, eh, un, sappiamo trattarsi di uno shift register da 4 bit, eh, con ovviamente il solito reset asincrono, il segnale di clock, e due eh, pin di serial, di serial in e serial out attraverso il quale effettivamente vengono immessi i bit da caricare e tramite il quale vengono letti i bit eh, shiftati, scrati all'esterno. Eh, qual quale può essere un test funzionale di questo dispositivo? Eh, non sappiamo come sia fatto dentro, quindi l'unico approccio possibile è, ripeto, dall'esterno testarlo funzionalmente, chiederci se funzioni o meno, eh, ad esempio un test possibile è quello indicato qui: cioè, innanzitutto. Possiamo pensare di resettarlo, se cioè di forzare di abilitare il reset e verificare che vada tutti a zero. Come possiamo verificare questo? Notiamo che il dispositivo non ha dei parallel out, non ha dei pin paralleli, quindi dovremmo resettarlo, dare quattro colpi di clock e verificare che escano quattro zeri. È il modo normale per, verifica, per in questo caso, eh, verificare se si è azzerato. Poi potremo provare a vedere se carica gli uni. In caso di caricare gli uni, quindi possiamo ad esempio forzare eh, sul pin di serial in degli uni, 4 uni e caricare dal 4 colpi di clock caricare all'interno 4 uni e intanto verificare che man mano che carichiamo gli uni S out sia 0 ad esempio, continuare visto che prima l'hanno azzerato eh, dopodiché eh, forzare magari serialina 0, shiftare all'interno 4 0 4 colpi di clock 4 sono i punti B del registro e andare a vedere che in corrispondenza di questi 4 colpi di clock gli uni che prima dentro sono stati memorizzati escano fuori uno dopo l'altro Dopodiché eh, possiamo inventarci o possiamo aggiungere e complicare il test finché vogliamo, questa è l'idea base eh, del test funzionale. Mi limito a, eh, a cerco di capire se il dispositivo funziona correttamente. Eh, chiuso qui eh, la parte relativa al test funzionale, affrontiamo la seconda categoria di, di la seconda, diciamo, classificazione molto importante, quella che viene chiamata collaudo strutturale. Il discorso qui è completamente diverso. cioè L'approccio a questo punto ignora completamente la funzione svolta dal circuito, si concentra invece su una lista dei guasti. Innanzitutto si parte dalla struttura, quindi avremo a che fare con descrizioni strutturali. Si ipotizzano dei guasti, uno qualsiasi dei guasti dei modelli visti precedentemente si genera in qualche modo, possibilmente in modo automatico, una default list, cioè la lista dei possibili guasti, e si eh, cerca di generare ancora una volta, possibilmente in modo automatico, un vettore di test, eh, un test pattern nel quale si è in grado di, di rilevarne la presenza, cioè si è in grado di discriminare ancora una volta tra eh, circuito buono e circuito guasto. È quello appunto che viene spesso chiamato approccio fault-oriented, cioè è un approccio orientato al rilevamento del singolo guasto. Il dominio di applicazione è abbastanza limitato, chiaramente, per fare questo abbiamo bisogno della struttura, quindi. L'approccio tipico è, o l'applicazione tipica è nel dominio strutturale a livello logico, a livello eh, dispositivo, quindi in termini di, di transistor, o più delle volte, nella stragrande maggioranza a livello di eh, porta logica. Eh, velocemente, vantaggi e svantaggi, poi cerchiamo di capire come funziona in pratica. Eh, ovviamente, ho già avuto modo di analizzarlo prima, il vantaggio di enfatizzarlo prima. Il vantaggio più grosso è che in questo caso, se il modello di guasto è enumerabile, come dovrebbe essere, tipicamente esempio per gli stacchetti, è possibile effettuare una valutazione molto precisa della copertura. Riesco alla fine a dare un numero che mi indichi la bontà del mio collaudo, la bontà dei miei pattern. Il secondo aspetto che finora non ho evidenziato, è la capacità diagnostica. Con il termine capacità diagnostica, intendiamo la possibilità che ha il nostro collaudo di diagnosticare il guasto, diagnosticare intendiamo di darci informazioni su eh, dove è eh, collocato dove è locato il guasto all'interno della nostra rete. Noi applichiamo dei pattern, una sequenza di pattern, alla fine dall'esterno ci accorgiamo che eh, il comportamento della macchina buona è diverso dal comportamento della macchina guasta. In alcuni casi potrebbe essere estremamente importante eh, non, semplicemente non solo sapere che eh, il circuito è guasto, la, la piastra è guasta, ma ovviamente sapere dove è guasta. Per quanto riguarda le piastre, questo è essenziale per la riparazione. Abbiamo visto le azioni scorse come il più delle volte eh, si cerca di riparare la piastra per ragioni di convenienza. Nel caso del chip, il quale non può essere riparato, è comunque in alcuni, è in, spesso importante avere eh, il poter localizzare il guasto. In quanto, se vi ricordate, eh, dobbiamo cercare di estrarre informazioni dai circuiti guasti per eventualmente risalire a problemi in fase di produzione. È possibile che il guasto. Sul singolo chip o su, sui singoli chip, specialmente se sistematico, questo sia dovuto a errori o a malfunzionamenti nei di produzione. Il localizzare effettivamente il guasto, quindi avere capacità diagnostica, mi permette di eh, risalire appunto a, a monte alla causa di questi guasti. L'altro aspetto molto rilevante, specialmente nell'ottica della riduzione del time to market, è quello della eh, possibilità di generazione automatica dei pattern. Come vedremo sul mercato esistono eh, finalmente, da pochissimi anni, eh, esistono, eh, alcuni, tool alcuni strumenti commerciali in grado di generare in modo automatico, e in modo abbastanza efficiente, eh, test pattern per circuiti sia combinatori sia sequenziali, in grado di rilevare ad esempio i single stacket, per circuiti anche di notevoli dimensioni. Quindi per la prima volta finalmente uno strumento il quale Automaticamente mi genera i pattern da applicare al mio circuito per appunto discriminare tra circuiti buoni e circuiti guasti. La parte negativa a questo punto, gli svantaggi, è eh, esattamente eh, il duale di quanto ho visto per mh, i, il collaudo funzionale. In questo caso, eh, proprio perché eh, dobbiamo eh, andare a ipotizzare modelli di guasto sulla struttura. Dobbiamo conoscere questa struttura, quindi è richiesta una conoscenza dettagliata della struttura interna del dispositivo, il più delle volte a livello netlist o addirittura siamo a livello device più basso ancora in termini di ehm, connessione tra i transistor. Come avremo modo di evidenziare eh, nelle prossime lezioni, eh, esistono una serie di difficoltà enormi eh, nel caso dei circuiti sequenziali. È estremamente difficile generare i pattern, specialmente avendo a che fare con circuiti o con guasti del tipo stacchette. È estremamente difficile, dicevo, generare pattern nel caso dei circuiti sequenziali. Eh, adesso, questa frase per adesso rimane lì sospesa nel vuoto. Non riusciamo a darne spiegazioni. Andando avanti capiremo il perché. Eh, più il circuito è sequenziale, tra virgolette, o eh, per dirlo più formalmente, eh, maggiore è la sua profondità sequenziale, eh, più difficile risulta generare il pattern per il circuito stesso. Un esempio eh, molto banale, un circuito molto complicato, come vedete tipicamente, un VLSI, vale a dire una porta end a due ingressi. Per avere un'idea di cosa questo significa, di quale sia ad esempio il comportamento, cosa implichi. Eh, quale sia l'uscita in, in funzione di alcuni stack eh, Ripeto, stack come guasto del tipo singolo filo, for, fisso a 0 o fisso a 1. Cosa riporta porta la mappa di Carnot? la tabella della verità. Vi riporta eh, il, le possibili configurazioni degli ingressi A e B, ehm, l'uscita in corrispondenza, il valore dell'uscita nella macchina buona. Questo gista per good è la scrittura inglese, non lo leggiamo come guasta, ma è la macchina, la macchina good, la macchina buona. Infatti, se questa è una porta end, ormai tutti sappiamo che la sua uscita varrà 1 eh, se e solo se eh, entrambi gli ingressi assumono valore 1. La, questa parte della tabella invece eh, vi riporta il comportamento delle, dei possibili guasti, oppure se vogliamo il comportamento della macchina in presenza di guasti di tipo diverso. I guasti quali sono? Eh, questa notazione eh, significa ad esempio la scrittura A 0 eh, eh, barra 0 significa eh, comportamento nel caso di uno stack 0 sull'ingresso A, quindi l'ingresso A fisso a 0. Cosa si comporta in questo caso la macchina? È chiaro che... Eh, se eh, A è fisso a 0 avremo una porta end con uno 0 in ingresso avremo sempre 0 in uscita quindi l'uscita nel caso di un, della macchina guasta con guasto del tipo A fisso a 0 è di questo tipo cioè sarà sempre identicamente uguale a 0 analizziamo gli altri comportamenti tra l'altro questi sono tutti i possibili guasti single stacked su questa porta notiamo quali sono i possibili guasti ciascun filo fisso a 0 fisso a 1 Abbiamo tre solo fili, due ingresso e in un'uscita, all'interno per noi è un blocchetto, è una scatola nera, per cui è chiaro che abbiamo sei possibili guasti. Andiamo avanti, è chiaro che con B fisso a 0 cosa avremo? Avremo ancora tutti i 0 in uscita. Con U fisso a 0, quindi stack 0 sull'uscita U, avremo ancora questo comportamento. Dopodiché, vediamo un attimo altri gli altri guasti. ad Esempio A fisso 1, come si comporta la macchina nel caso di A fisso 1? Allora, cosa abbiamo? Eh, avremo un A un 1 fisso questo pin, a seconda del andiamo a vedere, è chiaro che se B vale, nel caso in cui B valga 0 l'uscita varrà 0, infatti notiamo qui eh, se B vale 0 eh, l'uscita vale 0, in questo caso invece in cui ovviamente la macchina buona, la macchina buona avendo in ingresso 0,1 mi dà 0 in uscita, la macchina guasta avendo 0,1 in ingresso ma avendo anche contemporaneamente il filo A fisso 1, All'input della porta end mi trovo 1 1 e quindi l'uscita andrà a 1, ecco quindi questo 1 in questa posizione. Eh, dopodiché il giochetto è chiaro, provate voi a completare le, vostre, le, le altre colonne. Eh, banalissimo il caso in cui U sia fisso 1, è chiaro che uno stecca a 1 sull'uscita U mi darà ovviamente tutti 1 da questa parte. Eh, alcuni ragionamenti prima di proseguire, eh, ragionamenti sui quali avremo modo di, to di tornare nei dettagli eh, un po' più avanti. Comunque, per adesso osserviamo alcune cose. Notiamo intanto che eh, alcuni guasti eh, hanno lo stesso comportamento. Sono tre guasti, in particolare A fisso a 0, B fisso a 0, U fisso a 0, i quali dall'esterno hanno lo stesso comportamento. Io dall'esterno noto sempre una U costantemente a 0. Altra osservazione è questa. Ehm, come farò ad esempio? Eh, poniamoci il problema: supponiamo di voler rilevare un, comportamento del tipo, cioè, non scusate, un guasto del tipo A fisso a 0. Se io voglio rilevare un guasto di tipo Affisso a zero, cosa dovrò fare? Dovrò eh, trovare un pattern, cioè un valore da applicare agli ingressi, in grado di distinguere tra macchina buona e macchina guasta. Andiamo a vedere se ce n'è qualcuno, ci cioè andiamo su questa colonna, consideriamo quindi l'uscita della macchina buona questa, quella della macchina guasta quest'altra, e andiamo a cercare se esiste un valore degli ingressi per cui le due uscite differiscano. La risposta è chiaramente sì: c'è cioè una configurazione questa, ancora l'ultima. Per la quale la macchina buona mi dà uscita 1, la macchina guasta mi dà uscita 0. Possiamo quindi concludere che in questo caso specifico, ad esempio, il pattern 1-1 è un test pattern per il guasto A fisso a 0. Perché? Perché, appunto, fa sì che eh, la macchina buona si comporti in modo diverso dalla macchina in cui è ipotizzato la presenza, la presenza di questo guasto. E vedi questo passo, per cui io posto, notiamo tra l'altro che in questo caso lo stesso pattern 1-1 mi rivela anche altri guasti, infatti mi rivela anche un guasto del tipo B fisso a 0 o un guasto del tipo U fisso a 0. Eh, ovviamente non mi rivela invece questo pattern 1-1, non mi rivela nessun guasto del tipo fisso a 1, perché notate che se A è fisso a 1 io ho sia uno nella macchina buona che uno nella macchina guasta, quindi questo non sarà un pattern significativo. In questo caso un pattern significativo sarà ovviamente questo, tutti hanno capito a questo punto. Infatti con 0,1, 0,1 mi dà 0 nella macchina buona e mi dà 1 nella macchina guasta. Quindi questo, il pattern 0,1 è un buon pattern in grado di rivelare il guasto del tipo A fisso a 1. Eh, spero a questo punto che il giochino sia chiaro. Eh, è immediato e eh, banale sulla singola porta un po' meno se il circuito è complesso, capite che se io non ho, solo una, nel caso in cui io non abbia solo una porta, ma abbiamo un circuito più complesso, non è così immediato eh, il capire eh, cosa fare e come operare. A questo punto vediamolo quindi, quali sono, vediamo quali sono i passi, le, le fasi attraverso le quali si passa per eh, arrivare alla generazione di un pattern. Sono due, eh, vediamole prima eh, teoricamente, e poi sull'esempio. Eh, la prima fase è quella che viene chiamata, Eccitazione del guasto, si deve eccitare il guasto. Eh, Qual è la razza? La razza è eh, la seguente: occorre ovviamente, se vogliamo evidenziare il comportamento di una macchina guasta, dobbiamo far sì ovviamente che eh, nel punto in cui eh, è, ipotizziamo che ci sia un guasto, dobbiamo far sì che su quel punto macchina buona e macchina guasta si comportino in modo diverso, perché è chiaro che se noi applichiamo dall'esterno dei pattern per i quali. Sul punto in cui c'è il guasto, la macchina buona e la macchina guasta si comportano allo stesso valore, non avremo alcuna speranza di poter evidenziare poi il guasto degli in avanti. Il secondo passo, poi, e poi ripeto, lo vediamo sull'esempio: il secondo passo dicevo è quello di propagare gli effetti del guasto. Quindi non ci basta eh, evidenziare o far sì che dove c'è il guasto fisicamente collocato ci sia differenza di comportamento tra macchina buona e macchina guasta ma dobbiamo anche garantire che l'effetto di questa differenza di comportamento arrivi sulle uscite. Non dimentichiamo che eh, per noi il circuito è una scatola nera eh, a cui possiamo accedere solo dal ping esterni, per cui non possiamo andare, o dobbiamo ipotizzare di non poter andare con una sonda a misurare i valori di tutte le porte, delle uscite di tutte le porte del cibo. Dobbiamo limitarci a analizzare i primary output, per cui diventerà essenziale far sì che quella differenza tra macchina buona e macchina guasta, che nella prima fase di decidazione abbiamo generato nella eh, for-location, nel posto in cui c'è il guasto, diceva, dobbiamo far sì che questo valore si propaghi fin su un'uscita. È quella che viene chiamata appunto la fase di propagazione degli effetti. Vediamo questo discorso cosa implichi su un caso reale, su un circuito reale. Circuito peraltro relativamente semplice e comunque eh, tale da, da permetterci alcuni ragionamenti. Eh, supponiamo che eh, il nostro guasto, eh, o vogliamo, no, supponiamo. Eh, Vogliamo generare manualmente i pattern eh, da applicare agli ingressi, i cioè valori da applicare agli ingressi eh, per evidenziare per rilevare un guasto del tipo Y fisso a 0. Supponiamo cioè che eh, questo, questo filo sia fisso a 0, per ragioni che non vogliamo eh, sindacare, eh, è permanentemente fisso a 0. Come dobbiamo fare? Ricordiamoci due operazioni. La prima consiste nel generare o nel cercare di far sì che nel punto in cui fisicamente è presente il guasto, vi sia un una differenza di comportamento tra macchina buona e macchina guasta. Questo vuole ancora dire, in pratica, se, poiché il guasto è di tipo ehm, stack 0, dobbiamo forzare un 1 su questo valore. Ma cosa vorrà dire forzare un 1 su questo valore? Chiaramente, capite, eh, l'1 qui farà sì che se la macchina è buona, l'1 si propaghi. Se la macchina, è zero, la macchina è guasta, da questo punto in avanti si propaghi uno 0. Allora, cerchiamo di capire... Come fare a forzare uno lì? Banalissimo, forzare uno lì vorrà dire ovviamente forzare 0 in uscita, questo è un inverter, per cui per avere uno qui basterà avere 0 eh, qui. Dopodiché notiamo ancora che su A e su B non mi interessa, A e B non influenzano il valore in questo punto, per cui chiaramente posso avere dei don't care su A e su B. Allora, la condizione di eccitazione, cioè la condizione per cui siamo in grado dall'esterno di eccitare il guasto, come diciamo in gergo, vale a dire di forzare sul guasto. Un valore diverso tra macchina buona e macchina guasta in questo caso è don't care, don't care 0. A questo punto abbiamo qui una differenza tra macchina buona e macchina guasta, però peccato che dall'esterno non possiamo, dall possiamo accorgercene, ripeto, dall'esterno l'unica cosa che possiamo osservare è U, quindi è chiaro che l'obiettivo sarà quello di far sì che questa differenza che abbiamo in questo punto tra macchina buona e macchina guasta in qualche modo arrivi sulle uscite. Per fare questo, cosa che cammino fa il segnale? Il segnale passa attraverso una porta OR. Questo vuole ancora dire che dobbiamo in qualche modo rendere la porta OR trasparente alla nostra, nostra differenza. Tanto per capirci, se su questo ingresso avessimo un 1, no? 1 su questo ingresso, sull'ingresso x, vorrebbe dire 1 in uscita, indipendentemente da quanto vale il segnale su quell'altro quell filo che ci interessa. Quindi chiaramente x uguale a 1 non è il valore che ci serve. Per rendere la porta OR trasparente, dobbiamo far sì che su x ci sia 0. Quindi la fase di propagazione vuol dire, o ci imporrà di avere qui uno 0. Soltanto avendo qui uno 0 riusciremo all'esterno in qualche modo a far passare la propagazione. D'altra parte, infatti se qui abbiamo y, eh, il valore che ho qui ce l'ho anche dall'altra parte, se ho 0 su una porta ora Cosa vuol dire? Vabbè, abbiamo capito che eh, dobbiamo forzare questo ingresso della porta ora a 0, eh, l'unico modo che abbiamo per farlo è agire sugli ingressi principali, questa è una porta end, risposta banale, due alternative possibili. La prima alternativa è quella di dire per avere uno 0 qui, posso o metto uno 0 sopra, metto A a 0 e fisso, eh, lascio B a don't care, tanto 0 don't care mi dà sicuramente 0, notiamo ancora in questo caso eh, C non entra in gioco perché eh, chiaramente eh, questo pin non dipende dal valore di C, eh, oppure, seconda alternativa o una seconda soluzione possibile, è quella di dire eh, sempre forzare qui 0, posso lasciare A a don't care e forzare B a 0. Quindi alternativa don't care 0, don't care è la condizione per... Eh, propagare o per garantire che il valore presente qui possa propagarsi. Abbiamo trovato finora due diverse condizioni, eh, da un lato l'eccitazione, la cioè un insieme di valori che garantivano di eccitare il guasto, di forzare cioè, valori diversi tra macchina buona e macchina guasta, un altro insieme di valori per propagare il guasto, insieme di valori notiamo sugli ingressi e quindi un insieme di constraint sugli ingressi, ovviamente alla fine il guasto sarà rivelato o detettato, come dice in gergo, con un termine orribile, ehm, sarà rivelato eh, se e solo se sarà possibile contemporaneamente eh, eccitarlo e propagarlo. In definitiva, quindi, eh, il collaudo sarà che cosa? Sarà niente altro che eh, l'end tra la fase di eccitazione o soddisfare contemporaneamente le condizioni imposte dalla fase di eccitazione e da quelle di propagazione. In definitiva, quali erano i pattern? I pattern, ricordiamoci, erano... 0 don't care, don't care eh, e don't care, zero don care per quanto riguarda la propagazione, mentre erano don't care, don't care zero per eccitazione. Fondendoli insieme otteniamo che cosa? Otteniamo i due pattern possibili, e cioè 0 don care 0 e don care 0, 0, i quali sono in grado di eh, discriminare tra macchina buona e macchina guasta. Proviamo, provare per credere, si diceva almeno una volta. Allora, eh, prendiamo il primo pattern, 0 don care 0. Con 0 care 0 cosa abbiamo? Abbiamo sicuramente uno 0 qui, d'accordo? Dopodiché abbiamo eh, questo 0 forza qui un 1. Allora, eh, due, due casi possibili, macchina buona o macchina guasta. La macchina buona avremo 0 in or con 1, mi dà 1, ci siamo, quindi 1 in uscita nel causa di macchina buona. Macchina guasta, 0 su questo pin. 0 in or con 0 mi da 0 in uscita, quindi macchina guasta, 0. Siamo quindi riusciti con questo pattern 0, don't care 0, a far sì che la macchina buona mi dia in uscita un 1, mentre la macchina guasta mi dia uno 0. Effettivamente quello che abbiamo trovato è un test pattern. Eh, spero che il meccanismo sia abbastanza chiaro. Eh, abbiamo scelto un esempio estremamente semplice e ho anche fatto vedere l'approccio base. Eh, esistono n controesempi, sui quali magari torneremo un po' più avanti, eh, per adesso eh, ci basta ricordare e osservare quanto segue: due fasi, eccitazione prima, propagazione poi. Il circuito considerato in questo caso era combinatorio. Eh, nel caso in cui eh, si abbia a che fare con eh, circuiti sequenziali, eh, cosa implica questo? Implica, se, fate, se ricordate il modello di Huffman, cioè il modello della rete combinatoria con la reazione eh, sotto da qualche parte, questo vuol dire o implica praticamente che il valore da forzare per aprire i cammini per citare in guasto eh, dipenderà non solo dal valore che hanno gli ingressi in quell'istante, come capita in questo caso per il circuito combinatorio, ma dipenderà anche dei valori dei flip-flop, quindi dipenderà anche, ripeto nei circuiti sequenziali, eh, dalla storia passata. In altri termini, appunto per evidenziare i guasti o per rilevare i guasti e citarli e propagarli nei circuiti sequenziali. Dobbiamo in qualche modo conoscere nei dettagli tutta la loro storia, cioè dobbiamo tener conto dei valori che vi erano nei flip-flop, garantire valori opportuni, tenerne conto nei, 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 ogni, in tanti di tempo e via di questo passo. Eh, chiunque voglia provare per esercizio eh, a, eh, semplicemente a trasformare questo circuito in una combinatoria sequenziale provando ad aggiungere un paio di flip-flop a caso, eh, si rende conto come diventi estremamente difficile generare i test pattern per il circuito sequenziale. Ecco perché in uno dei slide precedenti si diceva che quel tipo di collaudo richiede difficoltà enormi o incontra difficoltà enormi nella generazione per circuiti sequenziali. Abbiamo comunque anche detto come ci siano, o siano mai disponibili in commercio, una serie di strumenti CAD in grado di fare queste operazioni in modo abbastanza efficiente, come vedremo più avanti. Eh, chiuso anche il secondo approccio al collaudo, quello strutturale, analizziamo il terzo, quello che viene chiamato collaudo esaustivo. Cosa prevede questo tipo di approccio? Il collaudo esaustivo richiede di usare come pattern tutte le possibili combinazioni di ingresso in ogni possibile stato del sistema, da cui il termine esaustivo. Io testo il sistema applicando, ripeto, tutte le possibili combinazioni degli ingressi, in tutti i possibili stati. e Capite benissimo già questa frase come eh, il problema più grosso sia in questo caso l'applicabilità pratica. Ovviamente potrò applicare tutte le possibili configurazioni degli ingressi in tutti i possibili stati solo quando avrò molto pochi ingressi in molto pochi stati, altrimenti la cosa esplode. Ehm, diciamo subito ancora prima di proseguire, poi vediamo alcuni esempi, vantaggi e svantaggi, eh, notiamo come eh, in genere, in questo caso, le uscite del nostro circuito eh, non vengano confrontate con quelle del circuito buono, eh, bensì, nella maggior parte dei casi, compresse a formare un unico insieme di bit che è chiamato in gergo firma. Eh, cioè eh, si applicano opportuni algoritmi i quali eh, comprimono le uscite del circuito, sia del, circu del circuito buono, eh, comprimendo ad esempio a formare, appunto, firme ad esempio tipiche, 32, 64 bit, un insieme di bit in sostanza, eh, i quali Grazie all'algoritmo utilizzato tengono in qualche modo traccia, ovviamente perdendo un po' di informazione perché viene compressa, tengono traccia della storica del circuito, dell'evoluzione del circuito eh, si apre lo stesso algoritmo anche al circuito sotto collaudo alla UT, e si verifica se la firma del circuito buono e quella del circuito guasto eh, coincidono. Se no, chiaramente c'è un guasto, se sì, non possiamo dire nulla. Eh, più avanti vedremo eh, discorsi probabilistici cercando di capire qual è la probabilità di riuscire a coprire un guasto o meno, per adesso fermiamoci a questa idea. Dominio di applicazione del, del test di tipo esaustivo eh, è sostanzialmente quello indicato: c'è cioè, eh, a livello sia RT che logico sia nel dominio, del, sia nella struttura eh, che eh, nel comportamento. Eh, vantaggi, intanto eh, uno dei più grossi vantaggi di questo approccio è che eh, si ha la certezza di rilevare eh, tutti i guasti non ridondanti, perché chiaramente la macchina viene eh, eccitata in tutti i possibili modi. Eh, in linea di principio non è necessario ricorrere a un test pattern, a un modello di guasto, scusate, eh, in quanto eh, io applico tutte le possibili alternative agli ingressi, per cui eh, posso anche ignorare il modo in cui lui, lei si guasta, i vari possibili modelli. Io provo il circuito, vado a verificare che il circuito funzioni correttamente in tutte le possibili configurazioni per tutti i possibili pattern di ingresso. Eh. Altra osservazione, in questo caso il costo di generazione dei pattern è praticamente nullo, perché ra, basterà applicare un contatore, un dispositivo qualsiasi in grado di scandire tutte le possibili configurazioni, quindi capite che non ho bisogno di intelligenza come facevo prima. Prima il discorso era molto lungo, abbiamo cercato di capire cosa forzavamo su A, su B, su C, la propagazione eccetera. Qui applichiamo agli ingressi tutti i possibili valori, quindi veramente eh, costo della test pattern generation nulla. Ehm, questo ha ancora un impatto notevole perché se vi ricordate la struttura BIST vista la volta scorsa, cioè una struttura di tipo Bill Stinsel Test eh, nel quale a bordo del dispositivo vi era un vi era hardware aggiuntivo eh, per generare la sequenza di collaudo, capite che in questo caso quell'hardware aggiuntivo si riduca praticamente a un contatore o come vedremo dispositivi ad hoc che vengono chiamati eh, LFSR, Linear Feedback Shift Register, ma sul sommato dei contatori, quindi... Eh, anche l'hardware paginale del test pattern eh, praticamente eh, di cose estremamente ridotte. Lo svantaggio immenso in questo caso, veramente estremamente pesante, è la lunghezza del test pattern. No, 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 ricordiamoci che eh, per il numero di pattern necessari per un test esaustivo è 2 elevato al numero di ingressi più il numero di flip flop. D'accordo? dice: cioè, beh, fin dei conti possono anche non sembrare tanti. Vediamo alcuni esempi per capire eh, dove si va a parare. Consideriamo due casi banali, un sommatore, cioè prendiamo un normalissimo sommatore eh, di numero 32 bit, quindi sommatori eh, ormai eh, standard, disponibili, eh, questo sommatore di 32 bit avrà quanti ingressi? Avrà sicuramente eh, 32 bit per il primo operando, 32 per il secondo, più il bit di carry-in, 65, quindi due 65 possibili combinazioni, cioè, vabbè, chissà quante sono. sono, uno capisce che sono tante, ma vediamo cosa vuol dire applicarle. Supponiamo di riuscire ad applicare al nostro sommatore una combinazione ogni nanosecondo. d'accordo? Il test esaustivo di questo dispositivo richiederebbe più di mille anni. d'accordo? Quindi, questo dà un'idea eh, di cosa significhi. Uno può dire: Sì, però hai preso lo sommatore. Eh, prendiamo un circuito più realistico, ad esempio una CPU. Prendiamo una CPU anche relativamente piccola. Prendiamo un 8080, quindi un microprocessore 8-bit della vecchia generazione. Questo all'interno ha circa 120 legge, 256 istruzioni macchina. Eh, facendo eh, brevemente i conti, eh, eh, vi invito a credermi, eh, sono, il sistema ha in, tutto, eh, 300, eh, ha in tutto 10 alla 45 istruzioni oppure far, occorre far girare eh, 10 alla 45 istruzioni, il che al solito eh, applicando un pattern all'anno secondo richiederebbe eh, 10 a 32 anni eh, che... Eh, giusto paragonato per avere un'idea di cosa significhi, eh, osserviamo che la vita dell'universo eh, è semplicemente, o solo se vogliamo, eh, di 2, 10, cioè di 20 milioni di anni, quindi eh, il test pattern, il, il, collaudo, eh, sequen, il collaudo esaustivo di un 80-80 richiederebbe eh, quella cifra. Vale comunque la pena di osservare come comunque, ad esempio nel bist del 386, All'interno, cioè nella parte di built-in cell test del 386, quindi CPU molto più complessa dell'8080, del alcune parti, per la ronda dei microprogrammi le 3 PLA eh, grosse che è all'interno, vengono testate in modo esaustivo eh, con eh, 512 K colpi di clock nel momento in cui il BIST viene attivato. Riassumendo quindi, collaudo esaustivo inapplicabile nella maggior parte dei casi, eh, in modo brutale, eh, con opportuni accorgimenti a, sotto parti del circuito, applicabile anche in molti casi reali. Come appunto il 386 eh, di Mostra. Nella prossima lezione proseguiremo un'analisi dei, dei tipi di collaudo, soffermandoci in particolare sul delay e di DQ e cose di questo genere. Buongiorno.